Ovviamente il primo periodo non posso dire che non ero giù di morale perché sarei Chiaro. abbastanza anche perché come si diceva all'inizio da normudente che sono sempre stata ritrovarsi sorda di punto in bianco per di più l'unica in famiglia ad avere questo problema è stato abbastanza pesante. La cosa buona in tutto è stata la vicinanza di familiari e di amici che nel loro piccolo comunque mi hanno comunque dato la forza di combattere questa sfida, perché alla fine io la chiamo sfida. È un qualcosa in più che mi è stato dato rispetto agli altri, mettiamola così. Sì, è un ostacolo che si presenta in più e bisogna capire come superarlo. Ma ti dico la verità, i familiari svolgono un ruolo chiave, cioè a prescindere dal problema, a prescindere da come arriva, se ci sono dei familiari che capiscono e riescono a supportare, diventa tutto un po' più facile. Okay? Noi purtroppo vediamo tantissime situazioni in cui i familiari fanno l'opposto. Danno contro, frenano, non ne vogliono sapere. E quindi almeno hai avuto quella fortuna lì, diciamo, nel male, almeno c'è stato quello, sì. All'inizio era pesante, nel senso che comunque continuavano a chiedere come stai, ma perché, cosa è successo? Quindi se ritorniamo al punto di prima, non sapendo dare anch'io una risposta del perché è successo, il primo periodo era pesante anche con i familiari e gli amici, perché ovviamente ci tengono a te, quindi vogliono sapere tutto. Però è una situazione comunque delicata che dici di Roma. Mi vuoi lasciare stare? Non so neanch'io, quindi. Però Chiaro. invece dopo è stato comunque di supporto perché non hanno fatto pesare la situazione, mettiamolo così, come magari tanti possono fare. Hanno detto così è, ci adeguiamo noi, ti adegui tu alla situazione. Chiaro, Questo è chiaro. quello che Ma hanno guarda, fatto alla fine. vedo che hai affrontato tutto nel modo corretto, a livello di cose da fare, da procedure, da dove andare, da come atteggiamento, cioè è da scriverci un libro sopra, adesso ci ridiamo un po' su, ma perché la maggior parte delle persone fa esattamente l'opposto di tutto quello che hai fatto tu. Ti faccio un esempio semplice. L'acufene può essere normale per una persona che ha 70 anni, può essere normale se ha una perdita di udito, anche perché spesso l'acufene è un sintomo di un problema di udito. Se l'acufene ce l'ha fisso un ragazzo di 30 anni, di 20 anni, eccetera, può essere tra virgolette normale, però qualche accertamento va fatto. Tu comunque sei andata dal tuo medico di base, comunque hai chiesto un po' di informazioni. Poi non Anche l'occhiometria quella volta comunque risultava pulita di per sé, quindi sì. non c'era una perdita con questi acufeni, quindi siamo andati via abbastanza tranquilli, tra virgolette. Certo, ma cos'altro volevo chiederti? Alla prima botta, qual era la percentuale di udito perso circa, più o meno, per capirci? Non hai idea di cosa parliamo? C'è cioè il 20%, il 30%, il 50%? Allora, io mi baso sui numeri che ci sono di lato perché non so dirti la percentuale. Da quello che ricordo, il destro era sopra il 30, quindi era al di sopra, e il sinistro, scusami, il sinistro era al Contrario. di sopra, il destro andava ben sotto, molto ben sotto, però era ancora vivo, nel senso che anche con la protesi un po' di rumore c'era. Invece la seconda botta lo ha reso muto anche con le protesi. Noi le manteniamo perché la Marina mi ha consigliato ovviamente di mantenere vive le cellule ciliate e tutto, perché così non si calcifica, eccetera. Però di per sé, adesso se mi chiedi le percentuali, però No, ok, mi no, ero curioso, ma da quello che dici sembra che nella prima occasione ci sia stato il sinistro, proprio una cosa lievissima, e a destra magari sarà stato un 40-50% di perdita. Queste sono Più situazioni, volevo dire, queste sono situazioni che
una persona che ha sempre sentito bene e da un giorno all'altro ha questo problema, se ne accorge e dice che cavolo sta succedendo. Quando invece si arriva in questa situazione dopo anni e anni e anni, cioè tu non sai quante persone noi vediamo in questa situazione dove magari hanno addirittura tutte e due le orecchie a 50, sia a destra che a sinistra, e dicono ma no, sono sempre stato così, va bene così. Ma perché? Perché ci sono arrivati in 20 anni e il cervello ormai si è adattato. Invece tu, cioè quando ci si accorge di questa cosa da un giorno all'altro, l'impatto è un po' più forte, è più violento, diciamo. E quindi di conseguenza si è anche corsa ai ripari immediatamente, come giusto che sia. Beh, infatti ho avuto, ti ripeto, come ti avevo detto, ho avuto molti vertigini in quella giornata, proprio perché ho avuto una botta tutta in un colpo. Infatti loro mi hanno detto che comunque il karate, oltre ad essermi servito a livello proprio psicologico, mi è servito anche a livello fisico, perché si sono chiesti come facevo a restare in piedi e a camminare tranquilla in Chiaro. Quella situazione. Quindi di per sé mi è servito molto, che mi è servito molto anche in quel senso. Ma senti, dimmi un paio di cose. Dalla prima botta, quanto hai iniziato a sentir meno? Quanto tempo sei stata prima di risolvere con degli apparecchi acustici? Un mese, 2 settimane? No, io allora, dopo essere stata in ospedale, sono andata anche da un medico privato e lui addirittura mi aveva consigliato di mettergli immediatamente le protesi. In ospedale me l'hanno sconsigliato per via di tutte le terapie che stavamo facendo, perché l'orecchio comunque era debole, e quindi è successo a novembre. Le protesi le abbiamo iniziato a valutare a gennaio. Quindi io comunque sono rimasta quei mesi senza, cioè con un dito frivoletto normale sul sinistro e quello che si sentiva col destro. Come è stato lì col karate, con la ristorazione, con i video di make up, con un orecchio diciamo a mezzo servizio? È stato fattibile? Riuscivi con un po' di fatica? Allora, per quanto riguarda il make-up, quello è stato il minimo, anche perché ho iniziato a lavorarci bene, mettiamola così, dopo, quindi okay, quando avevo già le protesi. A livello di ristorazione, scherzavo con i clienti sul fatto che non ci sentivo, quindi se potevano ripetere o quant'altro, mentre prima magari prendevo gli ordini, ovviamente dopo la perdita di udito, gli ordini non li potevo giustamente più prendere, perché sarebbe stato molto complesso, però non, cioè l'ho sempre vissuto in modo abbastanza tranquillo. Difficile, perché devi sforzare molto di più l'orecchio, che sente bene, per capire quello che ti dice la gente, e ho iniziato ovviamente a leggere il labiale, che è una cosa che prima non facevo, o magari lo fai ma involontariamente rispetto a una persona che magari non ti sente, lo fa perché ha bisogno. E immagino che arrivavi anche a casa decisamente più stanca, e quando si sta lì a sforzare, la gente non ci pensa, ma chi ha un problema di udito arriva al pomeriggio che è cotto, che ha voglia di andare a dormire, dopo magari il familiare prende in giro, ma in realtà uno è stanco, cioè è così. Sì. Infatti io comunque finito di lavorare andavo subito in palestra a tenere i corsi, quindi io comunque tutta la settimana ero che lavoravo, e mi ritrovavo la sera a tornare a casa che ero effettivamente molto molto stanca. Infatti chiedevo alla Marina se fosse normale o meno, anche perché davo colpa al cortisone soprattutto, che perché non ho mai fatto cure cortisoniche e quindi davo la colpa a quello. Però anche lei mi ha detto, guarda, tu adesso stai comunque facendo una fatica eccessiva, comunque in più rispetto a prima, perché ovviamente devi concentrarti su quello che la gente ti sta dicendo. E quindi ha detto, è normale che tu adesso sia molto stanca. E anche i mal di testa comunque ovviamente erano molto più presenti rispetto magari prima. Certo. Ma e senti, com'è stato il primo impatto, non so se te lo ricordi, con gli apparecchi, quando Marina te li ha messi su, è stato un oddio, è stato un cosa succede, mi sento rinata, qual è stata la sensazione?
prime protesi non erano queste che ho adesso, mi aveva dato delle protesi in comodato d'uso intanto che queste venissero messe a punto e quelle più o meno comunque facevano loro, ma non era normale, sentivo qualcosa di più, ma era come se vivessi normalmente da sorda. Nel momento in cui invece sono arrivate queste, appena attivato il mappaggio e attivato questi, sono rimasta ovviamente un attimo scioccata, anche perché il destro che prima riusciva a sentire anche con la protesi, nel momento in cui è stata attivata la protesi ho sentito anche sul destro e dopo comunque 2 mesi, anche di più, forse 3 mesi, dove non sentivi, ha lasciato un attimo di stucco perché è come quando vedi un bambino che cammina per la prima volta, no? Rimani un attimo così di stucco, la Certo. stessa cosa vecchio. Sì, quello sì. Ma poi dal punto di vista audioprotesico, nel nostro lavoro, in quel momento là era anche una situazione difficile perché un orecchio andava abbastanza bene, un orecchio era un po' danneggiato e il cervello fa sempre la distinzione con l'orecchio, diciamo, buono. E ovviamente una protesi comunque una protesi, non può dare la stessa efficacia, il stesso risultato di un orecchio sano. E quindi dobbiamo cercare di bilanciare il più possibile, di dare maggiore equilibrio, di dare stereofonia, ma non possiamo dare un orecchio sano al 100%. Quindi c'è sempre chi la vive estremamente in maniera positiva e chi dice, oddio, ma è una voce un po' strana, è un po' diverso, è un qualcosa in cui non sono abituato e quindi ci vuole un po' di tempo e un po' di lavoro, insomma. È capitato anche a te qualcosa di simile? Allora, ribadisco che sono un caso speciale, come mi hanno detto tutti in ospedale, anche la Marina, perché anche lei ha detto che in tutti questi anni che lavora, facendo protesi e contatto, non ha mai visto questo tipo di sordità o comunque una doppia perdita in 6 mesi. Anche lei all'inizio mi ha detto che ci sarebbe stata, tra virgolette, una difficoltà a lavorare proprio perché il destro era molto peggio del sinistro. Infatti lei mi dice sempre, io preferivo se avevi a sto punto 2 destri perché così lavoravamo in maniera completamente diversa. Abbiamo fatto un lavoro abbastanza lungo, tra virgolette, continuativo, anche perché per chi non è mai stato sordo, il non sentire normalmente è comunque non sento bene, soprattutto agli inizi. E quindi sento troppo poco, la voce elettrica, sento cavernoso, quindi sono tutte cose che può essere normale con una protesi, perché come hai detto tu, una protesi è un orecchio meccanico alla fine, non è l'orecchio naturale, è un'amplificazione del suono che viene aiutato da questi mappaggi che vengono adeguati alla problematica. Però di per sé, fino all'ultima botta che abbiamo avuto 2 settimane fa, perché ovviamente il sinistro, perché tu hai letto anche il post, e il post era perché l'orecchio sinistro ha deciso di abbandonarmi ulteriormente ed è sceso di 10, quindi da 30 è sceso giù e ha dato un'altra bella botta. Fino a prima però abbiamo lavorato bene, avevamo trovato un mappaggio buono che potevo gestire tramite anche l'applicazione delle protesi, quindi se mi serviva più alto lo alzavo da lì, se mi serviva più basso lo abbassavo da lì. Adesso invece la Marina, poverina lei, sta ricominciando da capo il suo percorso con le nostre protesi. E adesso che mi sembra anche di capire che andrai ad affrontare un nuovo capitolo, molto probabilmente, che è quello dell'impianto cocleare. Quindi mi sembra, se ho capito bene, giusto? Sì, è un passo abbastanza pesante di per sé. Anche perché con la Marina ne parlavamo già durante la prima perdita. Mi ha detto ci potrebbe essere l'eventualità, ma fin quando è un orecchio con una certa percentuale, ovviamente non vanno ad operare. Con l'avanzare delle perdite di udito, lei continuava a dirmi: tu mantieni la protesi, ma inizi a pensare al fatto che ti potrebbero ovviamente proporre l'impianto.
finito tutta la trafila della seconda, del secondo day hospital, dove anche lì purtroppo non siamo riusciti a capire causa e ovviamente l'udito non è tornato, mettiamola così, lì mi hanno proposto l'impianto cocleare. Però come le protesi ti ritrovi in un mondo che non conosci, perché sì, lo hai visto da qualche parte qualche volta, ma non sai cos'è, non, come funziona, non sai niente, no? E loro ci avevano indirizzati inizialmente molto lontano rispetto alla nostra regione. Marina mi ha detto che comunque un impianto deve essere gestito più o meno come una protesi e soprattutto i primi mesi, quasi ogni settimana, bisogna essere presenti in ospedale e quant'altro. Quindi prima di scegliere se fare la protesi o meno, ho parlato con mio compagno e i miei familiari, perché ovviamente è pur sempre, cioè quando la protesi la tiri via e basta, cioè non è un impianto, è qualcosa di un po' più vistoso, mettiamo così. Se la protesi non la vedi, l'impianto si vede. Però non era tanto quello preoccuparmi. Difatti mia mamma mi ha detto, devi decidere cosa fare, ma la decisione è molto semplice. O resti sorda, e allora lì, anche perché noi sappiamo che il sinistro può abbandonarmi del tutto, può rimanere stabile per anni, quindi è una situazione un po' strana, mettiamo così. Quindi la scelta era: o rimani sorda e vivi nel mondo sordo, devi imparare a vivere in un altro mondo che ovviamente è diverso rispetto a quello che ho vissuto fino adesso, oppure fai l'impianto e continui la tua vita sentendo. E quindi la scelta non è stata molto difficile in quel caso, cioè io nella sfortuna penso di essere stata fortunata, perché in poco tempo ho dovuto scegliere tante cose, dover scegliere di fare le protesi, dovrei scegliere se seguire o meno di nuovo la stessa terapia anche per l'altro orecchio, quindi ho dovuto scegliere velocemente tutto. E quella decisione è stata molto semplice, perché ho detto: io non voglio vivere in un mondo muto, sordo, silenzioso, quando comunque ho vissuto in un mondo pieno di voci, di musica fino a 2 giorni prima, per dirla così. E quindi mi è stato presentato questa possibilità e quindi abbiamo iniziato questo percorso. Cioè, comunque io adesso sono già in lista di attesa, anche dove vado adesso conoscono voi e conoscono anche la Marina, quindi comunque c'è un collegamento continuo, ed è una cosa che mi piace, perché comunque mi rende sicura anche nel tutto, il sapere che conosco Marina, conosco il vostro ambiente e mi sono trovata bene, mi sono trovata a casa. Di conseguenza, se dove mi sto... dove sto andando adesso in questo ospedale, conoscono voi, conoscono Marina e mi viene detto lavorano bene, vado tranquilla anche lì, quindi l'operazione di per sé non mi preoccupa, anzi dovevo essere operata addirittura a dicembre, quindi sono un po' agitata perché non vedo l'ora. Guarda, secondo me ne hai passate tante, sono venute fuori tante cose. Però posso farti complimenti, perché secondo me ogni volta avrai avuto i tuoi momenti comunque di difficoltà, perché è impossibile non averli, ma ogni volta ti sei fermata e hai affrontato le cose secondo me nel modo giusto, parlando con i familiari, col compagno, con i professionisti, che sia con la collega, e questo secondo me ti ha aiutato a fare delle scelte giuste, ma anche e soprattutto una cosa molto sovvalutata: veloce, hai fatto le scelte in maniera veloce. Cioè, in Italia mediamente si aspetta 8-10 anni, tu in pochi giorni hai deciso: ho un problema, cerco di risolverlo, è arrivata un'altra botta, cerco di risolverlo. Il problema che ad esempio noi nel nostro lavoro dobbiamo affrontare la maggior parte delle volte è il tempo che uno aspetta. Tutto quel tempo crea tutta una serie di danni che non puoi immaginare, che dopo rende il tutto molto più difficile da recuperare e da ottenere dei bei risultati. Invece posso farti enormi complimenti per aver fatto delle scelte giuste e in maniera veloce, secondo me.
Quindi questo è anche un po' il grande consiglio che vorrei che passasse anche a chi ci sta ascoltando, non dico di fare delle scelte in 2 minuti, ma di essere attivi, di essere proattivi, di dire ok, sta succedendo qualcosa, iniziamo ad informarsi, iniziamo a capire cosa sta succedendo, iniziamo a trovare dei professionisti. Dopo che sia un giorno, un mese, un anno, però non possono essere i 10 anni che sono la statistica italiana. No, assolutamente. Come hai detto tu anche all'inizio, sono tante le persone che non accettano soprattutto questa situazione perché non si sa ancora per quale oscuro motivo la sordità viene vista come un grande handicap in Italia. Per amor di Dio è un handicap perché alla fine non senti, quindi è un qualcosa che ti toglie. E quello, per l'amor di Dio, nessuno dice di no. Però si vergognano di questo handicap. Quando io, grazie al cielo, ma penso anche per carattere soprattutto, non me ne sono mai vergognata. Infatti, quando ho dovuto scegliere il colore della protesi, mettiamola così, tutti mi dicevano: prendilo color carne, prendi un colore che non si veda. Io ho detto: ma scusami, perché io devo mettere un colore che non si vede? Cioè, il problema c'è, esiste, a me non cambia la vita che uno lo veda. Infatti le protesi sono rosse. Io le volevo rosa più e con gli Swarovski, ma mi è stato detto che non c'erano più in Erano. commercio. Però tanti si vergognano di questa situazione ed è, penso, il fattore peggiore. È come quando si diceva prima che ci si abbatte e ci si lascia cadere, cioè si rimane giù e non si combatte. La stessa cosa è qua. Più io vedo la mia situazione di sordità come un handicap che mi blocca a fare qualsiasi cosa, e più sarà grave questa situazione e non riuscirò a risolverla. Quindi il consiglio che, insomma, come hai detto tu, voglio dare a tutti è: hai un problema uditivo, perché te ne vergogni? Cioè, non c'è nessun problema, nel senso che è, tra virgolette, normale farsi aiutare in questo caso. È inutile vivere nella speranza che si possa cambiare o che possa mutarsi qualcosa nelle situazioni. Cioè, io la speranza ce l'ho avuta, io all'inizio, la prima volta, sono andata a tre controlli e tutti i tre controlli ho detto: ma sicuro che non è un tappo di cerume, no? E quindi io comunque predico la speranza, però poi una volta appurato che un problema c'è, non me ne sono mai vergognata neanche al lavoro, né con i clienti, con gli amici. Cioè, penso che la base di tutto sia quello, anche perché se no non puoi affrontare queste situazioni. Poi ogni sordità è diversa di per sé. La mia è un'ipoacusia neurosensoriale bilaterale progressiva. Quindi, da quello che io ho capito, va dalla coclea fino ai nervi che collegano il cervello. Ci sono tantissime, c'è cioè la sindrome di Meniere, insomma, ce ne sono tantissime, ma è una cosa tua, ce l'hai, basta. Vivi, torna a vivere normale. Invece mi sto rendendo conto che c'è un mondo a sé stante che preferisce chiudere gli occhi, avere i paraocchi su questa problematica che hanno, e penso sia abbastanza pesante anche a livello soprattutto a livello emotivo, anche perché io all'inizio ero molto frustrata, soprattutto per il fatto che dovevo dipendere da qualcuno, soprattutto con la seconda botta di sordità. Sono sempre stata una persona autonoma, mi sono sempre arrangiata a far tutto. Quando ho iniziato a vedere che avevo bisogno di una persona che venisse con me in ospedale perché se no non sentivo bene o quant'altro, lì sì, ho detto no. Cioè, io ho sempre vissuto da sola, da ragazza che si è arrangiata a far tutto, non posso vivere una vita dove devo dipendere da qualcuno per capire quello che mi viene detto o fare qualsiasi cosa. Quindi ho lottato e sto lottando per poter arrivare a questo alla fine. Ma guarda, io dico sempre che avere una perdita d'udito non significa solo sentire un po' meno, significa tutta una serie di cose. Tu adesso hai nominato, ad esempio,
non ero più autonoma. È una cosa che io non cito spesso, non nomino spesso, ma in realtà è un problema assolutamente importante da non sottovalutare. Sono assolutamente d'accordo. Magari una persona un po' più là negli anni, tra virgolette, passami il termine, magari si è abituata a farsi accompagnare dal figlio, eccetera. Te, nel tuo caso, te ne sei accorta molto di più. Senti Adriana, siamo andati lunghi, noi pensavamo di stare 5-10 minuti a raccontare questa testimonianza. Io sono assolutamente contento, sono venuti fuori degli spunti molto interessanti secondo me e veramente ti ringrazio per questa tua testimonianza. Non so se sei iscritta al nostro gruppo Facebook, Non sei sordo, gli apparecchi non bastano, perfetto. Io invito a chi ci sta ascoltando da casa di iscriversi al nostro gruppo perché lì condividiamo un po' di testimonianze e cerchiamo di condividere esattamente come abbiamo fatto oggi qui con te. Quindi Adriana, io ti ringrazio ancora, grazie e alla prossima. Ciao, Grazie mille, buona serata a tutti. ciao, ciao. Ciao.